Poltronissima questa sera è al Teatro Alfieri, tra pochissimo ci godremo Grease e siamo in compagnia di Simone Sassudelli e Francesca Ciavaglia, bentornati! Grazie, grazie. Danny e Sandy finalmente di nuovo qua a Torino, siamo davvero contenti di riavervi qua perché ogni volta è un sold out pazzesco. Allora, io vorrei intanto capire da voi, visto che questi personaggi li state interpretando da parecchio, che cosa vi hanno insegnato? Allora, è molto difficile. Allora, sicuramente, che cosa ti ha insegnato Sandy? Siamo un po' ritornati, secondo me, a, sai, le storie d'amore di prima, quindi senza cellulari, senza tecnologia, sai l'amore, quello vero, semplice, che nasce nelle scuole, quello puro, sai, il primo amore. Esatto, che tutti abbiamo vissuto, quindi... Dai, secondo me questo ci insegna. È un ritorno a cose che abbiamo già vissuto, quindi più che insegnamento è un ritorno. Al passato. Sì. Poi siete all'unisono ormai voi due. Possiamo anche armonizzare se vuoi. In rima. Cioè, è pazzesco. No, questo ecco, avete accennato un aspetto, è una storia di amicizia ma tanto d'amore. A questo punto, Simone, Francesca, l'amore per voi cos'è? Sapete che Poltronissima piace anche un po' indagare. È una bella domanda. Ok. L'amore è, secondo me, libertà, è in realtà semplicità. Ok. E hai qualcosa da aggiungere, Sandy? Fiducia. Fiducia. La fiducia è la base di... Dai. Importante. Sì. Sì. Grease è un grande successo intrammontabile, insomma Saverio Marconi ha iniziato tutto che era il 97 e ancora oggi questo musical ha un grande successo. Voi vi siete mai domandati il perché di questo grande successo? Ma sicuramente prima parlavamo dell'amore, no? Di questa storia d'amore e è un qualcosa che riguarda tutti. È un'epoca anche che riecheggia, no, questo clima di libertà, appunto, no, di freschezza, senza pensieri. E quindi per il pubblico sicuramente è sempre una boccata di questa aria fresca. Poi Grease di per sé è energia, cioè questa forza travolgente. Questa... Il pubblico conosce perfettamente le canzoni. Le battute le aspetta proprio, sì, le sanno aspetta. Cosa vanno a vedere. Esatto, esatto. Loro già ridono prima che della scena, capito? Già sanno. E quindi sì. Poi devo dire, voi siete speciali perché c'è una bellissima alchimia. Io tra l'altro sono felice perché questa sera all'Alfieri è aperto anche di domenica sera perché hanno aggiunto una data e questo è veramente bello quanto il pubblico ami Grease e ami loro. Sì. Grazie. Sì. Grazie, noi siamo onorati. No, abbiamo trovato veramente un pubblico. Abbiamo fatto già bellissimo. Due spettacoli e il pubblico è fantastico. È fantastico, caldissimo. Si sono alzati in piedi ancora prima che lo chiedessimo. Sì. Cioè, davvero. Sì. Noi cerchiamo di portare energia, però loro ce ne danno altrettante, certo. Quindi c'è uno scambio. Sì. È fondamentale, è proprio fondamentale che ci sia questo scambio, perché non siamo solo noi. Ecco, sul palco, quindi è bello quando si crea questa festa. La Grismania ci colpisce sempre. Ci colpisce sempre, ma Maxone è un curiosone, fa anche rima. Voi, fuori dal palco, nella vita, affrontate l'amore come Danny e Sandy? Assolutamente no. 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 Siete così freschi però e pieni di energia. Quello sì. Sì, freschezza, sì. Io parlo di digestione delle situazioni. Diciamo che... A gestione delle situazioni. Diciamo che Francesca la sbrigherebbe un po' più velocemente, sì, capito? Brava, cioè nel senso, andiamo alle ciance. Simone è uguale comunque, Simone è uguale, tagliamo, corto. Senti, cosa si fa qua? Veloce, invece no, qua è la scena, è l'inizio, e poi la canzone, e poi la scena... Che male che ci sto, che bene che ci sto. Però certo, lo amo, però è questo il bello, però sai, è bello, è questo il bello che fa sognare tutto.
tutti. Sì. Infatti, allora propongo comunque alla Compagnia dell'Arancia un Gris 2020, esatto, che magari con questa vostra energia particolare. Esatto, versione moderna. Dovremmo farlo. Dobbiamo farlo. Ci abbiamo pensato a volte. Sì, sì, sarebbe molto divertente ambientarlo, no, i nostri giorni. Vedi. Come sarebbe se Gris succedesse adesso? Sì. Infatti noi lanciamo il guanto di sfida, Saverio Marconi, provaci perché questi due ragazzi sono veramente fantastici. Ne approviamo. Approvano, allora ringraziamo Simone Sassudelli e Francesca Ciavaglia, Gris a teatro. Ciao! Ciao.